is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Buonasera papere, buonasera, come stiamo? Andiamo papere, tutto a posto? Tutto bene? Siamo cariche papere? Siamo calde? Sì? Allora, prima cosa, come sempre, prima di iniziare, voi lo sapete, ci prepariamo il beverozzo mitico. È il 22 papere, mancano solo 3 giorni. Dio Cristo, mi sono rimasto tutta l'acqua addosso. Allora, prepariamo la level up. Stasera abbiamo roba molto interessante da vedere, papere, roba molto molto succulenta. Sempre roba comunque di persone che dicono stronzate, perché oramai sapete, quelle sono diventate il nostro format preferito da oramai. 3 giorni per cosa? 3 giorni perché esca Elden Ring, papere. 3 giorni perché esca Elden Ring. Infatti l'ho già detto anche alla mia ragazza, gli ho detto: quando uscirà Elden Ring io non esisterò, considerami smaterializzato. Manu, grazie per i 3 mesi di sub, entrare per armate, palatino. Allora, intanto controlliamo se è ronco. È ronco. E ricordo che... Ciao a tutti, sono Mario e vorrei donarvi 1,69. Anto, grazie mille per avermi fatto la sub, palatino. Espio, grazie per il palatina. E vi ricordo che c'è il 15% di sconto sui prodotti level up col codice Andrea Del, c'è il 15, approfittatene perché è un bello sconticino. Avanti Sciamoia, grazie per i 2 mesi di sub, entrambi per amate, palatino. Sì, i capelli adesso
Gianluca, i capelli adesso me li dovrò tagliare, cominciano a crescere un po' troppo, sto diventando un po' troppo capellone, mi sveglio coi ciuffi nell'occhio e non è esattamente il massimo della vita. Allora Papere, prima di partire controlliamo che tutti i video che ho messo siano in ordine, a posto, fatti bene. Direi di sì. Io direi di partire immediatamente. Game, grazie per la sub. Munca, grazie per i 2 mesi. Benvenuti, bentornati tra le papere armate, baratini. Io direi di partire subito con un po' di relax. Partiamo prima con un po' di cose rilassanti, senza troppa agitazione subito. Ovvero un video che dice: tuo figlio verrà ruolato nell'esercito. Scherzo alle mamme! Che io sono sicurissimo che se specialmente questa cosa è stata fatta al sud Italia, ma ne sono sicurissimo, le mamme bestemmieranno in ostrogoto se gli si farà lo scherzo che i figli andranno nell'esercito. Anche perché noi lo sappiamo, tutte le mamme al sud sono diciamo molto insieme, basta la discriminazione contro Plutone, anche lui ha il diritto di essere un pianeta. No, non lo è quello bastardo. Grazie per il cipanatino alto, grazie per avermi gittato la sapparatino, grazie mille Andre, grazie per aver giftato 5 sapparatino, grazie Andre, come ogni sera, grazie mille di cuore veramente per tutte le sub giftate, grazie mille di cuore Andre, grazie veramente mille di cuore. Voi lo sapete, specialmente al sud le mamme sono molto calorose, molto affettive e possessive con i figli maschi e di conseguenza penso che oggi come oggi, Gabri grazie per la sub, inutile la parlata Patino, oggi come oggi penso che le madri si arruolerebbero insieme ai figli nell'esercito per non lasciarli da soli. Cioè ci sarebbe proprio la mamma in caserma che prepara la parmigiana di melanzane al figlio a pranzo, perché ovviamente dopo aver sparato, allenato e fatto flessioni bisogna stare belli in forma, e dopo gli viene il figlio sciupato a casa, è una tragedia, voglio dire. Allora, vediamo un po' come parte il video. Il volume io lo metto, ditemi poi se è alto o basso. Lord, grazie per aver giftato la sub, Paratino, grazie mille anche a te, Lord, grazie mille di cuore per tutte le sub giftate. Salve a salve, amici di Plotone Television. Ditemi se è alto o basso, io non so. Deve fare il nostro saluto. Ah no, perché devo fare questo gesto? Si sta già preoccupando. Televisione delle esercitazioni militari. Lei... La televisione delle esercitazioni militari. Ha figli, nipoti a carico? Sì, sì. Maschi maggiorenni. Un nipote di 18 anni. Ce lo descriva. Un bravo raga. Chiamarla Mastro Papera. Beh, why not? Come preferisci, Antartico? Grazie per il cipanatino. Pezzo, sa parlare più di una lingua. Intelligente. Intelligentissimo. Brillante. Brillante. Ci si vuole tanto bene. Che carino, grazie mille per il cipanatino. Attivo. Molto, sì. Oh, mai una che dica mio figlio è un coglione, è incredibile sta cosa qua, oh. Non c'è mai una madre che dica, sai com'è, mio figlio è un po' un coglione, nulla facente, non sa fare un cazzo. Tutti quanti hanno i figli o nipoti che sono bravi, bravissimi, sportivi, allenati, intelligenti, simpatici, carismatici, altruisti, generosi, cioè, oh. A parte che a molti ragazzi e ragazze farebbe bene fare un po' di militare. Ma dipende cosa intendi. Giusto per imparare rispetto ed educazione. Ah, ok, quella roba lì è un conto. Grazie per il patina, che poi non è detto, perché... Buonasera Andrea, come stai? Bene Palatino, te? Grazie mille per il cheer. Che poi non è detto esattamente che sia così, perché in realtà i militari, poi sai, tra il nonnismo, cioè magari non è detto che impari in un cazzo, voglio dire. Ciao Andre, mi si è bloccata la live in un frame inquietantissimo, ti mando lo screen su Instagram. Va bene. Un abbraccio, ridere, acre, papelle, fiore di ciliegio, cuore rosso. Va bene, grazie per il cheer Palatino. Anche perché se tu metti a fare il militare un minchione può raddrizzarsi, ma magari può diventare un minchione che ha imparato a usare le armi, questo non è che aiuta molto. Sta sempre con quelle bollette in mano. Eccola la nonna che ha il nipote giocatore d'azzardo. Sì, dico. Calcio, pallacanestro. Lui ha messo anche le indennesi terrazzi. Non fumo, non beve, non fa niente. Non fa niente proprio, neanche le pippe, è un androide. Mi fa box. Molto muscoloso. Grande combattente, quindi Roberto. È perfetto per noi, è perfetto. Anche per la mamma. Anche per la mamma. Hunter, grazie per i 4 mesi di sub, entrate fermate, Palatino, è perfetto, anche per la mamma, non lo prenderete mai, stronzi. Non so se lei ha letto. No, io a letto vado stasera. No, non ha capito. Letto di questo nuovo decreto Reggio. Eh sì, ma poco. Glielo ricordo. Eh sì, ma poco, la risposta standard, l'ha letto sì, ma poco. Io. Il nuovo decreto Reggio impone a tutti i ragazzi che vivono ancora con le famiglie di partire per il militare. Da partire per l'Italia, figli miei. No. Ma no, poverina la signora!
con quale smascellamento me lo ha detto la signora. Sembrava stesse ancora masticando la galletta di riso del pranzo. Ha fatto uno smascellamento incredibile. È la dentiera slittata, è l'Algasif che non tiene più il ponte. Quindi di partire per il militare. Ma guarda come gli è slittata la dentiera. I'm not, grazie per la sub, benvenuto alla parvata, Valentino. Ti militario, figlio mio. No, militare. Per militare? Sì. Povero Dio. Povero ragazzo. Non possibile. Mamma mia, come farci? Come faccio io? Cioè, è lei che è disperata. Ma uno non può mandare una persona a rischio allo sbaraglio così. No, 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 e allora vado a fare il militare a Pozzallone. Lo abbiamo sapevo. Abbiamo declassato Plotone, quello si tatua un cuore addosso. PS e pedagogia sono concordi nel ritenere non educativa la leva. Ma neanch'io, sai, la ritengo esattamente utile. Grazie Andrei per il cibattino. 69, grazie per più di 250 sub regalate, mandare baci. Giusto, ciao Lord. Andre. Ciao Paper, mi raccomando, iscrivetevi al canale rosso Andrea Supertube 1988. Grazie per il cir, Lord, che carino. Grazie anche a te per le sub regalate. A Cesare quel che è di Cesare. Lady, grazie per la sub, venuta la fermata, Martino. Cioè, lo sapevo, guarda, parto anch'io per i militari. Poi sì, effettivamente, la leva, secondo me, può effettivamente insegnare un po' di ordine e disciplina. Ma non sono sicuro che possa insegnare il rispetto. Anche perché ai militari non è che il sergente ti educa a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ai militari il sergente ti dà delle regole che tu devi seguire, fine. Poi in realtà... Lo so, è legge, però siamo lui... Siamo televisione militare. Non mi sembra il caso che lei faccia resistenza. Già si vive... Arrestata! In un mondo così cattivo. Ma lei è pacifista. Certo. Mazza, arrestata! Però, scusa un secondo. Allora non andiamo d'accordo. Sì, ferma. È molto carino che mentre noi registriamo una trasmissione televisiva militare, lei si oppone. Ma tanto di rispetto per questa televisione militare. Sono proprio contro. Già siamo pieni di guerra qua. La parola di Dio dice di andare per la pace, no? La signora si è giocato la carta di Dio. La signora si è giocata la carta di Dio. È finita. Quando ti giochi la carta di Dio non c'è nulla, non c'è cazzo che tira. Ma se qualcosa va storto c'è l'indennizzo. Sono che i figli a me e i soldi non sono niente vicino ai figli. Io capisco. Ma lei ha appena dichiarato in un atto ufficiale che lui è capace di intendere di volere. Ma lui lo deve so. Partire per sì, lo so. Ma poi tra l'altro loro che credono che un'intervista sia un atto ufficiale. Mi fa ridere, perché loro pensano che un'intervista sia un atto ufficiale. Minchia, neanche tipo firma, nome, cognome e data. Che capace, però la mamma non vuole che parte. Questo va direttamente al comando. Ah, minchia, così diretto, al comando centrale. Arruolano i figli tramite le nonne. Siamo di fronte a un paradosso. E mo con mamma risa con questo fatto. Ci sarebbe una soluzione. Sarebbe? Il catch 22, il comma 22. Comma 22, andà pupazzo. Anda fa un pass. Il comma 22. Anda fa un pass. Che poi tra l'altro, non so se lo sapete Papere, ma io anni fa, tipo avevo 20 anni, ho pensato per un attimo di andare nell'esercito. Siccome qui a Bologna c'è proprio la zona, la caserma dove si fa la domanda per vedere se sei idoneo o no, io sono andato lì, ragazzi, cioè le visite militari, cioè non vi dico, un misto di follia. Allora, sono arrivato dentro, cioè mi hanno fatto mettere, per la visita mi hanno fatto mettere in mutande... Con delle sorte di che si può dire. Ruggero, grazie per aver gettato la sabatino. Mary, grazie per aver gettato la sabatina, grazie mille. Mi ha fatto mettere in mutande con delle cose di plastica ai piedi, tipo delle sorte di reti ai piedi, no? Allora io le mutande con le reti ai piedi, così, vabbè, apro la porta dello spogliatoio e trovo tutti quanti dei ragazzi che erano tutti in mutande con le rettine ai piedi. Ed erano tipo tutti così, tutti contro al muro, tutti così, tutti che si guardavano. Si vede che tipo erano a disagio di essere messi così. Io sono entrato, ho aperto la porta... Questa è una storia vera, non vi sto prendendo in giro. Grazie per i 4 mesi di risalto, entrate fermate, Fatino. Li ho guardati e gli ho detto, ho urlato. Ma che bello, stamattina mi sono proprio svegliato con la voglia di entrare in uno spogliatoio pieno di maschioni in mutande. Il Tis, grazie per i 5 mesi di risalto, entrate fermate, Fatino. Tutti che si sono messi a ridere. È uscito il medico militare, ha aperto la porta. Ma cos'è sto casino? E da lì
da lì già eravamo partiti malissimo, perché già da lì mi aveva inquadrato male, ha detto questo qua, già lo vedo male. Poi vado dentro, che cretino, ma io sono cretino, poi vado dentro per misurare l'altezza, cioè ti mettono in piedi e c'è quel coso di quella barra di ferro che loro abbassano fino a quando la barra di ferro non ti tocca la testa. Il problema è che mi ha sfondato il cranio il medico, cioè ha preso la barra, ha fatto shbam sulla testa, io ho fatto tipo così perché mi ha dato una botta in testa e fa a posto 1,75. Gli ho detto, ma io sarei 1,78, è chiaro che se mi dà una barra in testa che mi incassa il collo e divento Maurizio Costanzo, mi toglie 3 centimetri, scusi un attimo. Però lui non ha voluto sentire ragioni, ha deciso che era così. E questa è una cosa che hanno constatato tutti. Tutti quelli con cui ho parlato hanno detto che gli hanno tolto 3 centimetri d'altezza. Quindi, Tommy, grazie per gli 8 mesi di risalto, mi trovi per amate, Martino. Poi vabbè, così, cioè... C'è un punto che il medico mi fa: ok, adesso si abbassi le mutande, si giri e divarichi le cosce. Io ti vi giuro, ero lì che non l'ho fatto, ma ero lì che stavo per dirgli, ma me lo dice così senza neanche avermi portato fuori a cena prima. Ragazzi, mi sono trattenuto, ce l'avevo qui, glielo volevo troppo dire, però sapevo che se l'avessi detto mi avrebbero cacciato via immediatamente, Poi mi piace perché il medico militare mi guarda e mi fa, ah ma lei ha delle spalle belle robuste, che ne dice, gli andrebbe di fare il paracadutista? Io ho detto, guardi, io soffro di vertigini, quindi non ci penso neanche morto. Poi vabbè, finita la visita c'era il test attitudinale, quello per vedere se sei pazzo o no. E c'erano tipo 6.000 domande, ma ragazzi, le domande, cioè c'erano alcune domande che io ho fatto fatica a non mettermi a ridere lì nella classe dove eravamo. Cioè una delle domande era: hai mai pensato, cioè ti sei mai sentito controllato dagli alieni? Ti senti la mente controllata dagli alieni? Soldato Andrea, da oggi lei sarà il soldato Biancaneve Semici. Poi c'erano domande: lei vuole bene a sua madre? Dipende, a giorni alterni, quando ha il ciclo un po' meno, poi quando non c'è il ciclo va bene, è accettabile. E poi c'è la mitica domanda, ragazzi, che non è una leggenda, l'ho trovata anch'io: ti piacciono i fiori, vuoi fare il fioraio? Raga, incredibile, tutti mi raccontavano della storia che ai militari ti chiedono se vuoi fare il fioraio. C'era veramente... È tutto un complotto. Grazie, amici, Martina. C'era veramente sta domanda. E io non sapevo che cazzo fare, cioè, ti piacciono i fiori? Ho detto, dipende, alcuni sì, altri no. Che c'era sì, no. E io, ma come faccio a rispondere sì, no? Cioè, alcuni sì, altri no. Poi, vorresti fare il fioraio? Ma che cazzo? Alcuni dicono per vedere se sei coerente con le risposte che dici. Dico sì, ho capito, ma scusa, che cazzo c'entra? Poi c'erano delle domande: ti piace la pizza? Alcune non l'ho proprio capita, ragazzi. Anche io avevo fatto 10 pagine di test psicologici per la depressione. Sono domande assurde, tipo senti voci disincarnate oppure vedi spiriti maligni, sì. Faccina terrorizzata. Sì, sì, c'erano, le ho trovate, non proprio così, però le ho trovate domande simili, grazie per dire. Comunque a livello, il test psicoattitudinale l'ho superato subito, perché comunque non è che, voglio dire, cioè, a parte un paio che sono dovuto farlo 2-3 volte perché sembravano pazzi, io l'ho superato abbastanza subito, però è stato molto divertente. Poi alla fine ho optato, ho detto no, l'ambiente non mi piace, non mi piaceva troppo l'ambiente, quindi cioè alla fine ho optato per rinunciare. Bravo, questa intervista che abbiamo fatto noi la cancelliamo. Ah, ok. Ne facciamo una nuova in cui lei dice che... No, non l'ho fatto, alla fine ho optato per no, perché alla fine non l'ho fatto perché non mi piaceva l'ambiente, quindi... Suo figlio dà segni di strani... Non conta fare l'ufficiale, perché volendo l'accademia per ufficiali era Modena, sarebbe stato anche figo farla, fare l'ufficiale, però mi sa che tipo ero già fuori di un anno, non mi ricordo. Pezze. Fa capire che un po'... Pazzo. Io non l'ho buffato. L'ho fatto pure io. Ah, l'ha fatto pure lei. No, ma vendi tu, sai, Pasquale. Ma come l'ho fatto pure io? Ho finto di essere pazzo. Che pensa? Io penso che mio figlio è uno di questi qua che sta fuori di testa. Allora la rifacciamo? Facciamo. Plotone Television. Questo ragazzo brillante, intelligente. Ah, non tanto. Non tanto.
No, non tanto. Mio figlio in realtà è un po' un coglione, diciamo la verità. Cioè, uno che non riesce a mettere insieme due cose. L'altro giorno ho visto che si drogava, una roba incredibile. Eh no, gliel'ha detto. Intelligente, gioca a pallone. Signora, sta sbagliando, no? Sta sbagliando, signora! Ma però non ci sta molto con la testa. Ah, parla da solo, vede gli spettri. Tiene un piccolo problema mentale. Non ha facoltà mentali. Non ha facoltà. Fa degli scatti d'ira. Per esempio, per niente vuole prendere fucili, pistole e vuole sparare. Di punto in bianco vuol prendere fucili e sparare a casa. Ah, questa è la follia. Quando vede il sangue sviene. Cagaglie. Cagaglie. Non ci sente tanto bene. Dorme con me, mangia pure con me. Come dorme con lei, signora? Che lo devo guardare, che sta un po' fuori con la testa. Ah, è un'invenzione, no, perché da lei ci ha rispettato di tutto. Allora, diciamo, non è la persona adatta per essere candidata. Grande, grazie per la salve, non te la bravate, Martino. Credo di no. No. Non può partire con noi. Non può partire, è già partito. È già partito, l'abbiamo perso da mesi. È partito con la testa. E allora sarà per la prossima. La prossima volta. Basta che si svegli un poco. Sì, comunque. Però che carini, dai, sono carini i genitori, cioè, che non vogliono lasciare i figli. Sono dolcini. Cioè, alla fine tu li guardi e dici, ok, sono eccessivamente attaccati, troppo affettivi. Però sono dolcini, capito? Sono carini, che non vogliono far partire il figlio per il militare. I migliori auguri per i nostri ascoltatori Plotone Television. E le devo dire proprio un'ultima cosa. Dimmi. Questo è uno scherzo. È fanpage. Non è. Tutti quanti arrestati per aver dichiarato il falso. Meno male, mi sento meglio. Delinquente. Però dai, sono stati carini alla fine, sono stati molto carini. Poi dopo questa leggerezza, allora, ci abbiamo, io direi, gli italiani sono meglio di Miss Italia, esperimento sociale dei The Show. Vi ricordate la signorina, la Miss Italia, quella che disse che sarebbe voluta vivere nel 42? Carlo, grazie per la salve, benvenuta la barbata, Martino, quella che diceva che sarebbe voluta vivere nel 42 perché c'era la guerra.